Oltre 600 artisti impegnati in circa 100 concerti dislocati in 18 location durante tutta la giornata. E questo è quello che accadrà il 3 settembre all'Aquila, data finale del jazz italiano per le terre del sisma. La manifestazione, nata all'Aquila nel 2015, si è estesa al centro Italia. Il jazz italiano per le terre del sisma, una maratona musicale che comincia il 31 agosto da Scheggino, in Umbria, passa poi il 1 settembre a Camerino nelle Marche, il 2 settembre ad Amatrice nel Lazio, per giungere poi il 3 settembre all'Aquila come giornata conclusiva. Quest'anno la grande maratona ripartirà proprio come era stata pensata originariamente, 17 palcoscenici, circa 5 gruppi che gireranno per la città dalle 11 del mattino, un'apertura nella Fontana delle 99 Cannelle con Pepe Servillo, I Solis, con la presenza anche del ministro Franceschini, a dare il via a una giornata che come dire, che credo sarà veramente ricca di appuntamenti, circa 700 musicisti presenti che arrivano da tutta l'Italia. Insomma, la solidarietà e il jazz italiano per l'Aquila e per i territori del sisma che si rimette insieme per questa importante motivazione. È così che si rinnova questa manifestazione con lo spirito di sempre, il cui padrino è Paolo Fresu. Ho trovato in questa città gente straordinaria, ho trovato un luogo bellissimo che io non conoscevo, ero venuto prima del terremoto a fare un concerto, ma era stata l'unica occasione. Diciamo che mi sento anch'io un po' aquilano e vedo che gli aquilani in qualche modo ripagano con lo stesso spirito, quindi per noi questo è molto importante perché evidentemente questo seme che abbiamo, come dire, lasciato per terra 2 anni fa è cresciuto nel tempo.